Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Oggi vorrei parlare con voi delle Repubbliche Baltiche, ossia Estonia, Lettonia e Lituania. Questi tre piccoli paesi che si trovano nella regione, più settentrionale del continente europeo e che vengono definite Repubbliche Baltiche perché? Repubbliche perché sia Estonia, sia Lettonia che Lituania, hanno un governo di tipo repubblicano, sono quindi repubbliche parlamentari. Baltiche perché ovviamente tutte e tre si affacciano sul Mar Baltico. Prima di passare a vedere nello specifico ciascuna di queste tre nazioni, vorrei che osservassimo insieme quelle che possono essere le caratteristiche comuni di questi tre paesi. E proprio parlando delle caratteristiche comuni che contraddistinguono Estonia, Lettonia e Lituania, vorrei che in prima analisi parlassimo della storia più recente di queste tre nazioni, la storia cioè del XX secolo. Tutte e tre queste nazioni, infatti, sono divenute nazioni indipendenti nel 1917, quando l'impero degli zar, cioè l'impero russo, si è sgretolato. In questa data, quindi, hanno ottenuto l'indipendenza dalla Russia, dall'impero russo, e sono divenute tre nazioni autonome. Questa indipendenza ha avuto però vita breve, anzi direi brevissima, perché già nel 1940, la Russia, o per meglio dire l'Unione Sovietica, che è fondamentalmente la Russia guidata dal Partito Comunista, ha conquistato di nuovo questi tre paesi. Quindi di nuovo l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sono finite sotto l'influenza russa. Questi tre paesi hanno poi ottenuto nuovamente l'indipendenza nel 1991, quando anche l'Unione Sovietica si è sgretolata, si è sciolta. Quindi nel corso del XX secolo c'è stato un vero e proprio tira e molla tra questi paesi e la Russia per ottenere la propria indipendenza. La prima volta l'hanno ottenuta quindi nel 1917, quando la rivoluzione di febbraio ha portato la dinastia Romanov a perdere il dominio sull'impero russo e poi appunto una seconda volta l'hanno riottenuta nel 1991 dopo il disfacimento dell'Unione Sovietica. Le altre caratteristiche che contraddistinguono tutti e tre i paesi delle Repubbliche Baltiche quali sono? Allora, il sistema di governo, come già accennavo, Estonia, Lettonia e Lituania sono definite appunto Repubbliche Baltiche, in quanto il loro sistema di governo è repubblicano e quindi tutte e tre sono repubbliche parlamentari. Una volta infatti ottenuta l'indipendenza dall'Unione Sovietica, Lettonia, Estonia e Lituania si sono proclamate repubbliche parlamentari, quindi hanno lo stesso sistema di governo italiano, nel quale quindi il presidente di Stato, che nel nostro caso è attualmente Sergio Mattarella, viene eletto in modo indiretto, quindi è eletto dal nostro Parlamento, e al popolo non rimane che eleggere, quindi in modo diretto, il Parlamento, di fatto il governo. Un'altra caratteristica che accomuna Estonia, Lettonia e Lituania è la data nella quale i tre paesi sono entrati a far parte dell'Unione Europea. Questa data è, come vedete qua, il 1995. Passiamo alle note più dolenti, e quindi un dato che caratterizza Estonia, Lettonia e Lituania riguarda la popolazione di questi tre paesi. Popolazione che è in calo a causa della migrazione, soprattutto della generazione più giovane, verso i paesi dell'Europa occidentale, verso cioè quei paesi che offrono uno stile di vita sicuramente migliore rispetto ai paesi dell'Est. Per quanto riguarda invece l'ultima caratteristica che vi ho riportato qui tra le caratteristiche comuni, abbiamo il clima. Il clima di Estonia, Lettonia e Lituania è un clima di tipo continentale, con inverni quindi molto rigidi ed estati afose, ma appunto direi che la rigidità dell'inverno è la caratteristica principale del clima continentale.
Passiamo ad osservare nello specifico i tre paesi che vanno a comporre le repubbliche baltiche e iniziamo quindi dall'Estonia. Infatti, ragazzi, mi sono in realtà dimenticata di dire una cosa molto importante, ossia, quando osserviamo la cartina dell'Europa, soprattutto quando osserviamo una cartina musa dell'Europa, è difficile distinguere Estonia, Lettonia e Lituania. Sono paesi molto piccoli, tutti e tre si affacciano sul Mar Baltico ed è facile invertire l'una con l'altra. C'è un piccolo trucchetto però per distinguerle, per individuarle, seguire cioè l'ordine alfabetico, partendo infatti da il paese più a nord, troviamo l'Estonia. Scendendo poi verso sud troviamo la Lettonia e infine più a sud ancora la Lituania. Vediamo quindi come Estonia, Lettonia e Lituania a partire dal nord sono collocate, sono disposte in ordine alfabetico. Seguendo questo stesso ordine inizio quindi a presentarvi l'Estonia. Osserviamo la cartina dell'Estonia e guardando la cartina possiamo già presentare i confini del paese. Quindi l'Estonia confina ad est con la Russia, a sud con la Lettonia, a ovest è bagnata dal Mar Baltico, a nord invece abbiamo ovviamente sempre il Mar Baltico, detto però Golfo di Finlandia. Infatti tra Estonia, Russia e Finlandia, qua abbiamo la Finlandia, si crea questo importante golfo, che prende appunto il nome di Golfo di Finlandia. Nella slide successiva quindi vi ho riportato i confini appena dichiarati. Guardiamo ora quella che può essere definita la carta d'identità del paese in cui vengono elencate le caratteristiche principali dell'Estonia. La capitale dell'Estonia è Tallinn, che riprendendo la cartina si colloca, come vediamo bene, lungo la costa settentrionale del paese. Tallinn quindi si affaccia sul Golfo di Finlandia. Il governo è ovviamente una repubblica parlamentare, la lingua è l'estone, ma con forti presenze anche di russo, il russo quindi che è l'altra lingua ufficiale accanto all'estone. Ovviamente il russo continua ad essere una lingua radicata, fortemente radicata nel paese per la storia di questo stesso paese. L'Estonia, che quindi è stata a lungo dominio della Russia, continua ad avere ovviamente anche a livello linguistico forti influssi del paese vicino. Per quanto riguarda la religione, ho scritto che più della metà della popolazione è atea, mentre l'altra metà si dichiara per lo più ortodossa e protestante. Anche questo è un dato che possiamo, cioè il fatto che metà della popolazione si dichiari atea, anche questo è un dato che possiamo ricollegare al lungo dominio, alla lunga influenza che la Russia ha esercitato sull'Estonia. Russia, paese di tradizione ortodossa, Russia che con l'avvento dell'Unione Sovietica nel 1940 diventa un paese ateo. Il regime comunista, infatti, che guida la Russia a partire dal 1940 fino alla caduta dell'URSS stessa nel 1991, fa della Russia un paese fortemente ateo. Questa è una caratteristica che quindi si insedia anche in Estonia a partire dal 1940 e che evidentemente rimane ben radicata sul territorio. La moneta dell'Estonia è ovviamente l'euro, nelle caratteristiche comuni infatti alle repubbliche baltiche abbiamo visto come questi tre paesi siano entrati nell'Unione Europea nel 1995, quindi hanno aderito anche alla moneta unica dell'Unione. Una delle caratteristiche dell'Estonia è che appunto è il paese più piccolo tra le repubbliche baltiche. Osserviamo il territorio. In realtà qui vi ho riportato per iscritto le caratteristiche principali, ma il fatto che il territorio sia estremamente pianeggiante lo vediamo benissimo anche dalla cartina, in cui prevale senza ombra di dubbio il verde che nelle cartine fisiche, ricordiamo, va a indicare proprio le zone pianeggianti.
Le zone collinari sono veramente molto poche, i rilievi quindi sono bassi, oltre ad essere pochi, e una delle caratteristiche di questi rilievi è che sono di origine morenica. Che significa di origine morenica? I rilievi di origine morenica sono formati dai sedimenti e da detriti rocciosi portati, depositati da ghiacci. Evidentemente, quindi, l'Estonia era un paese anticamente ricoperto di ghiacci, il cui scioglimento ha portato appunto alla formazione di rilievi. Quindi il fatto che questi rilievi siano di origine morenica indica questo, cioè che sono determinati dallo scioglimento di ghiacciai. L'Estonia è ricca, infine, possiamo dire da un punto di vista territoriale che l'Estonia è ricca di acqua. Da un punto di vista idrico, il dato più importante è sicuramente il lago dei Sciudi. Torniamo infatti a vedere la cartina e vediamo come il lago dei Sciudi determini il confine naturale tra Estonia e Russia. Quindi questo è, diciamo, forse la caratteristica territoriale più importante, almeno da un punto di vista idrico, dell'Estonia. Visto il territorio, passiamo quindi a popolazione e città. La capitale è Tallinn, abbiamo già visto sulla cartina che Tallinn si trova sulla costa settentrionale, si affaccia quindi sul Golfo di Finlandia. Tallinn, che è un grande porto, ovviamente affacciandosi sul mare, anche facile quindi che si sia sviluppata intorno ad essa un porto di grandi dimensioni. Qui avete tra l'altro un'immagine della capitale, lo stile russeggiante è evidente, sembra quasi una foto infatti di Mosca. Vedete come questo edificio richiami la Piazza Rossa, caratteristica della capitale russa. La popolazione, come dicevo, la popolazione dell'Estonia, così come delle altre due regioni, le altre due nazioni delle Repubbliche Baltiche, è in forte calo. La popolazione comunque che caratterizza l'Estonia si trova per lo più lungo le coste nella capitale, che sono evidentemente le zone più ricche della nazione. Per quanto riguarda l'economia, cosa possiamo dire? Benissimo, queste tre repubbliche, quindi con esse l'Estonia, hanno subito una grande crisi nel 1991, nel momento cioè del disfacimento dell'Unione Sovietica. Lo scioglimento di quest'Unione ha infatti causato ovviamente un contraccolpo economico e un altro grandissimo contraccolpo economico è stato subito dall'Estonia nel 2008, quando in realtà la grande crisi economica ha colpito tutti i paesi del mondo. Nonostante queste due crisi che si sono susseguite in poco meno di 20 anni, l'Estonia ha iniziato a riprendersi ed è divenuto un paese altamente tecnologizzato, tanto da essere soprannominato il paese digitale. E pensate un po', le elezioni politiche vengono svolte proprio online. Evidentemente, quindi, l'Estonia si troverebbe più preparata di noi ad affrontare la didattica online, anche se mi auguro vivamente che in Estonia non arrivi l'ondata tanto violenta di coronavirus che invece ha colpito l'Italia. Detto questo, ragazzi, come abbiamo detto per tutti gli altri paesi dell'Europa e che continueremo, e così come continueremo a dire per gli altri paesi dell'Europa, il settore dell'economia più avanzato è il terziario. Particolarmente sviluppati sono i commerci. Tallinn, la capitale, fa proprio da traino per i commerci, soprattutto di materie prime con la vicina Russia. Passiamo alla Lettonia, quel paese che si trova in mezzo alle Repubbliche Baltiche, che forse è anche il gioiello delle Repubbliche Baltiche, almeno da un punto di vista economico. Vediamo innanzitutto i confini. A nord la Lettonia confina con l'Estonia, a est confina con Russia, a sud est con la Bielorussia, a sud con la Lituania e a ovest è bagnata dal Mar Baltico.
A nord-ovest si trova tra l'altro, si va a formare tra l'altro un importante golfo, al centro del quale troviamo la capitale che è Riga. Nella slide successiva vi ho quindi riportato per iscritto i confini, della Lettonia e segue poi la carta d'identità. La capitale è Riga. Il governo è una repubblica parlamentare, la lingua è lettone. Per quanto riguarda la religione, cosa possiamo dire? Beh, molti si dichiarano atei, retaggio questo, anche questo ovviamente come per l'Estonia, del lungo dominio russo nel XX secolo, mentre l'altro 60% si divide tra cattolici, ortodossi e protestanti. La moneta ovviamente è l'euro. Per quanto riguarda il territorio, come per l'Estonia, beh, possiamo dire che il territorio, anche guardando la cartina, è fortemente pianeggiante. I rilievi che troviamo, nella Lettonia sono anch'essi di origine morenica, quindi, formatisi in conseguenza allo scioglimento di ghiacciai. I corsi fluviali in Lettonia, sono, piuttosto diffusi, pochi sono invece laghi. Di sicuro un corso fluviale particolarmente importante è la Dvina Occidentale, un fiume che, come vi riporto appunto nella slide dedicata al territorio, nasce in Russia attraverso la Bielorussia e sfocia nel Golfo di Riga. Quindi è uno dei fiumi principali dell'Europa nord-est. Passiamo alla popolazione e città, e diciamo innanzitutto che la popolazione, che come dicevamo è in calo, si concentra come in Estonia lungo le coste nella capitale. Tra l'altro nella capitale vive addirittura un terzo della popolazione totale. La capitale è Riga e Riga costituisce un vero e proprio gioiello delle Repubbliche Baltiche, è un importantissimo centro commerciale, industriale, culturale e anche universitario. Queste due immagini possono dare ragione di questo discorso, mostrano appunto l'opulenza che caratterizza Riga, una città in cui sorge un porto fondamentale per l'economia lettone. Andiamo infatti a vedere l'economia della Lettonia, e sicuramente possiamo dire che dopo aver ottenuto l'indipendenza nel 1991, la Lettonia ha conosciuto un rapido sviluppo economico grazie alla vicinanza con la Svezia e all'efficiente porto di Riga, che è un centro di scambi commerciali per tutto il Baltico. Dopo la crisi globale del 2008, l'economia lettone è tornata a crescere e il paese si è guadagnato il soprannome di Tigre del Baltico. Quindi questo soprannome, Tigre del Baltico, rende l'idea di quanto l'economia lettone, ma soprattutto l'economia trainata da Riga, costituisca un vero unicum tra le repubbliche baltiche. Il settore più sviluppato, torno a dire, è il terziario. E particolarmente produttivi sono tutti quei servizi che interessano il trasporto di merci, soprattutto ovviamente in mare. Passiamo alla Lituania, che costituisce invece la regione più povera tra le repubbliche baltiche, la Lituania che si trova quindi sotto la Lettonia, quindi a nord la Lituania confina con la Lettonia. A est confina con la Bielorussia, a sud confina invece con Polonia e con Russia. Ricordiamo sempre che questo pezzettino qua di Europa che si trova schiacciato tra Lituania e Polonia è ancora Russia. A ovest invece la Lituania è bagnata dal Mar Baltico, ma come vediamo subito a colpo d'occhio, il tratto di costa della Lituania. Quindi la costa di Lituania che si affaccia sul Mar Baltico è molto più breve rispetto alla costa di Lettonia, rispetto alla costa di Estonia. Questo già ci può annunciare una delle caratteristiche economiche della Lituania, ossia che non sono commerci nel Baltico la vera fonte della ricchezza, non sono una fonte di ricchezza per la Lituania. Nella slide successiva trovate quindi i confini che ho appena descritto.
E segue la carta d'identità del paese. La capitale, ragazzi, è il Vilnius. Vilnius, se riprendiamo un attimino la cartina, vedete dove è collocata? È collocata praticamente quasi sul confine con la Bielorussia, quindi è interna. È una città che nasce nell'interno della Lituania, al contrario di Tallinn, la capitale dell'Estonia, che si affaccia sul Golfo di Finlandia, quindi anche Tallinn è un importante porto sul mare, al contrario quindi di Riga, che si affaccia proprio sul Golfo di Riga, che è anch'esso un importante porto. Vilnius ovviamente non godrà dell'economia, della ricchezza commerciale data dal Baltico, trovandosi appunto nell'interno della Lituania. Per quanto riguarda ancora appunto la carta d'identità, bene, il governo è una repubblica parlamentare, la lingua è lituano. Per quanto riguarda la religione, invece, constatiamo che la maggior parte della popolazione è cattolica. Questo dato è una conseguenza della storia più antica di questa regione. Se infatti l'Estonia e la Lettonia sono state per secoli domini russi, la Lituania è entrata a far parte dell'impero russo più tardi rispetto a Estonia e Lettonia. Fino al 700 è stato infatti un dominio spartito tra Prussia e Impero Austriaco, l'impero austriaco che continuava ad essere una roccaforte del cattolicesimo e quindi continuava a diffondere ovviamente la religione cattolica nei paesi a sé sottomessi. È chiaro quindi che questa antichissima influenza austriaca continua ad incidere almeno sulla religione del paese. La moneta invece è l'euro. Per quanto riguarda il territorio, diciamo le stesse cose di Estonia e Lettonia. In realtà anche il territorio, in quanto territorio pianeggiante con pochi rilievi di origine morenica, potrebbe rientrare benissimo tra le caratteristiche comuni che caratterizzano appunto tutte e tre le regioni delle Repubbliche Baltiche. Ma rispetto a Lettonia e Estonia, la costa della Lituania che si affaccia sul Mar Baltico è, come dicevo anche prima, poco estesa, è visibilmente poco estesa. Descritto il territorio, passiamo a popolazione e città. Il calo della popolazione in Lituania registra dati abbastanza preoccupanti. Quindi il calo della popolazione in Lituania è un fenomeno più consistente rispetto all'Estonia e alla Lettonia. Fondamentalmente, in parole povere, la Lituania registra più migrazioni dei propri giovani verso l'Europa occidentale. La popolazione è però distribuita in modo omogeneo su tutto il territorio, quindi mentre in Estonia e Lettonia la popolazione vive più che altro addossata alle coste e si concentra nelle due capitali costiere, Tallinn e Riga. La popolazione lituana è distribuita su tutto il territorio della nazione, quindi non ci sono parti più abitate rispetto ad altre. La capitale Vilnius, come osservavamo poco fa, è situata nella parte più interna del paese, vicino al confine con la Bielorussia. Veniamo all'economia, un'economia che, come accennavo prima, è piuttosto povera, quindi la Lituania tra le tre repubbliche baltiche è il paese che ha maggiormente risentito della crisi economica causata sia dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, sia, aggiungerei, dalla crisi mondiale del 2008. Oggi la Lituania come sta cercando di reagire? Se appunto l'Estonia ha cercato di reagire, reagisce anzi con grandi investimenti nel settore dell'alta tecnologia, tanto da guadagnarsi il titolo di paese digitalizzato. Se la Lettonia invece viene ancora oggi definita la tigre del Baltico, a dimostrazione di quanto la sua economia sia in netta ripresa grazie anche al porto di Riga, beh, l'economia della Lituania stenta a decollare. Il governo lituano sta attuando agevolazioni fiscali per attirare i capitali esteri necessari per lo sviluppo del paese. Cioè, cosa significa questo? Che
la Lituania sta cercando di favorire, di convincere i grandi industriali degli altri paesi, soprattutto dell'Europa occidentale, a portare in Lituania le proprie industrie. E fa questo ponendo delle tasse bassissime. Questo fenomeno è un fenomeno sicuramente più ampio che caratterizza l'Europa dell'Est a partire dagli anni 90 e che prende il nome di delocalizzazione. Per delocalizzazione si intende proprio lo spostamento di sedi industriali da un paese, dal paese spesso in cui quella stessa industria è nata, a altri paesi, paesi in cui il costo della manodopera è più basso, cioè pagare gli operai lì costa meno, e in cui anche le tasse che un'industria deve allo Stato in cui risiede sono più basse. Quindi, poche parole, se io ho un'industria che produce maglie in Italia, devo pagare molte tasse allo Stato italiano e gli operai italiani costano, abbastanza. Se io portassi la mia stessa industria in Lituania e continuassi quindi a produrre le stesse magliette, produrrei le stesse magliette a costi però molto più bassi, perché pagherei meno tasse allo Stato lituano che me ne chiede di meno e perché la manodopera, cioè gli operai lituani, costano meno, mi costano meno perché lì la vita ovviamente ha un costo inferiore e quindi i salari minimi dovuti sono più bassi. Questo è il fenomeno della delocalizzazione. Come dicevo, ha iniziato a caratterizzare i paesi dell'Est Europa dopo soprattutto il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. Cari ragazzi, qui si conclude quindi la presentazione delle Repubbliche Baltiche. Spero di essere stata abbastanza chiara. Spero di avervi fatto conoscere almeno un po' questi tre paesi. Dimenticati spesso della nostra Europa settentrionale. Vi saluto dunque, a presto e vi auguro buon lavoro. Un bacione, ragazzi.